Quanta paura con tutti i tuoi figli, con tua moglie avete avuto e quando hai deciso di partire e di venire qua? Raccontaci questo viaggio con il tuo furgoncino. Stavano spaventati molto, certo, moltissimo. Certo. E il mio cuore mi dice tu devi fare qualcosa. Dovevo stare un esempio per loro. Certo. Questa famiglia ucraina di 13 persone, ospite qui in questo posto magnifico a Cassano. Lui è Roman, che arriva da Vinnytsia, è dovuto scappare purtroppo dai bombardamenti lì in Ucraina. Ha portato tutta la sua famiglia, che è una famiglia numerosissima. Roman, innanzitutto come è andato questo viaggio? Siamo 13. 13. Siamo 13, sono papà della tua, tutta questa famiglia. Lei e tua moglie, insieme da tua moglie. E mia moglie Luda, Ludmila. E mia figlia Nina, più grande. Alza la mano, Nina, così. Sì, sì. Sei corso di università medicina. 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 E il suo cagnino piccolo. Lui ha fatto il viaggio con voi, questo cagnolino piccolino. Sì, sì. Nicoletta. Allora. Ecco. Adesso ci presenti tutti quanti i tuoi. Sì, sì, sì. Maxim, Victor, Alexander, Katia, Caterina, Ruslan, Ludmila, ancora Ludmila, come mia moglie si chiama, Victoria, Bogdan, Anastasia, quella bella bambina, e Bogdana. Che belli Bogdana. Che sono. E insomma, raccontaci la storia. Sono iniziati i bombardamenti purtroppo in Ucraina, lì a Vinnytsia. Tu mi dicevi che praticamente le bombe hanno sfiorato casa tua. Sono cadute proprio quasi sul tetto di casa tua. Sul tetto io ho visto come nel primo giorno un missile proprio 10-20 metri sul mio tetto. E volava e sparava vicino chilometri due una stanza di esercito ucraino. Questo era nel primo giorno 24 febbraio. E poi fra qualche ore ancora missili volavano e poi qualche tempo bombardavano anche aeroporto in Gavrišovka, sì. Okay. Dove morivano 10 persone e anche di più, penso. Ti faccio una domanda, cosa ne pensi di questa guerra, cioè di questa invasione da parte di Putin? Io penso che questa è proprio pazzia, una cosa che non possiamo neanche mettere nella testa nostra, che può essere succedere, nessuno pensava che lui farà quello che ha fatto. Questo è impossibile, questo era per noi impossibile, perché lui sempre diceva che noi siamo con ucraini in pace, che questi nostri fratelli, e poi facevo questo che facevo. Però state resistendo con grande forza, il popolo ucraino è un popolo sì, forte. Grazie a Dio, perché tutto il popolo adesso si inginocchia e prega al Signore per proteggere, per fermare questa bruttissima guerra. E perciò ancora stiamo in piedi, certo. Non siamo caduti. State resistendo. A me sempre mandano il messaggio che i nostri generali, tutti i nostri chiese ucraini, tutti chiedono di pregare, certo. Chiedono di pregare, certo. E dicono pregate. Roman, quanta paura con tutti i tuoi figli, con tua moglie avete avuto? E quando hai deciso di partire e di venire qua? Raccontaci questo viaggio con il tuo furgoncino che abbiamo visto qui vicino. Sì, io però non avevo paura, perché, perché dovevo stare un esempio per loro. Certo. Ma bambini, quando gli aerei, quando missili volevano, molto... come nasce adesso anche di più, molto peggevano, piangevano, agitavano, certo. Correvano per la casa e stavano spaventati molto, certo, moltissimo. Certo. E il mio cuore mi dice tu devi fare qualcosa. E noi abbiamo chiamato il nostro sindaco e abbiamo parlato con lui e lui dice
tutte le famiglie come la famiglia tua devono andare via per proteggere il generazione ucraina per futuro. Certo. E poi tornare quando ci sarà la pace. Ci sarà la pace e calma sì. Un po' questa tutta cosa. Quanto è durato brutta. Il viaggio? Durato viaggio 5 giorni. 5 giorni. 2.080-100 chilometri per questi confini dei paesi. Avete avuto problemi durante il viaggio? Soldati che vi fermavano? Tutte macchine. Una lunga fila di macchine davanti alla frontiera Ucraina-Moldova, davanti alla frontiera Moldova-Romania, e poi Romania-Ungheria, e poi già andiamo più facile, più liberi qui nella Europea Unità. Tu 20 anni fa eri stato anche qui a lavorare, no? Ci ha raccontato il sindaco. Sì. Facevi il falegname, no? Sì, facevo. Con mio fratello Alberto, fratello della chiesa, abbiamo lavorato 20 anni fa. Sono stato qui e questo posto mi è rimesso nel mio cuore. Questa tutta fraternità, tutta questo amore. Solidarietà. Solidarietà, amore, esperienza spirituale mi ha dato molta forza di andare avanti, ma io non pensavo neanche che posso tornare, anche 10 giorni fa non ho pensato mai che posso tornare qui. Perciò noi non abbiamo fatto i passaporti, venuti qui con passaporti ucraini, sì, interni. Oggi infatti mi hanno accompagnato ed è adempiuto un po' a tutte quante le formalità, voglio dire, e sì. I bambini si sono già stanno bene, hanno giocato prima a pallone anche abituati, con il sindaco, sono abituati. Sì, cosa ti dicono? Cosa ti dicono dell'Italia questi splendidi fanciulli? E allora adesso abbracciati con mani i nostri fratelli, sorelle, anche gioventù. E loro si sentono qui come a casa, proprio così posso dire. Per concludere, tu hai un altro figlio che è rimasto lì in Ucraina, sì, no? Il mio figlio, perché non può uscire per legge, legge intera Ucraina, con due nipotini miei che si chiamano Miriam e Esther, e sua moglie. Stanno là. Stanno lì. Adesso sì, stanno lì. Un'altra sorellina che pure gli somiglia molto. Quindi ne ha cominciato a prenderne due, poi quattro. Siamo con il pastore Giovanni della Chiesa Cristiana Evangelica di Cassano. Davvero un bel gesto, complimenti quello che avete fatto nei confronti di questa famiglia che è arrivata dall'Ucraina. Sì, è una famiglia di 13 persone, ci sono 11 ragazzi. E il padre Roman era stato qui in queste zone una 20ina di anni fa, quindi diversi credenti della nostra comunità già lo conoscevano, e ci ha chiesto sempre tramite messaggio se poteva venire qui, perché la sua città Vinizia in Ucraina era sotto le bombe, e quindi noi non abbiamo potuto non aprire il nostro cuore a questa cara famiglia, perché quello che ci anima è proprio l'amore di Dio in Cristo Gesù. Il nostro scopo è proprio quello di aiutare gli altri e anche annunciare soprattutto il messaggio dell'Evangelo, il messaggio dell'amore di Dio. Siamo con il sindaco di Cassano, Salvatore Vecchia. Complimenti innanzitutto all'amministrazione perché avete ospitato questa famiglia. Ovviamente l'intera comunità ha gioito per la possibilità di accogliere e dare un'assistenza a questa meravigliosa famiglia, che in realtà è un'esperienza in questa esperienza drammatica della guerra. Noi abbiamo a disposizione una struttura che poi vedremo. E all'interno della quale, insomma, credo che ci sia la possibilità di ospitarlo in maniera adeguata, anche se è un numero così consistente di componenti,
E poi ci stiamo attivando, abbiamo già contattato la prefettura, quindi dal nostro punto di vista per il momento stiamo attrezzando l'abitazione e cercheremo comunque di fornire tutta l'assistenza necessaria proprio per i bisogni quotidiani, perché il vero rischio è non solo quello di fornire l'accoglienza nell'immediato, ma poter garantire una serenità anche per i prossimi mesi. Poi andranno a scuola chiaramente, quindi li accoglierete. Per quanto riguarda la scuola, già è da qualche giorno che sono in contatto con il dirigente scolastico, credo che già da domani potranno essere accolti a scuola. E ovviamente per un paese come Cassano, che lotta per mantenere le scuole, è una boccata d'ossigeno, senza, con grande piacere i bambini di Cassano potranno vedere l'arrivo di 10 bambini, che sono una percentuale consistente di tutta la popolazione scolastica, quindi diciamo anche una cosa molto bella per questo scambio anche culturale. Il grande cuore di Roman, che ha adottato ben 10 bambini, un gesto veramente bellissimo che ti fa onore, che poi è una prassi, una consuetudine anche in Ucraina. Un piacere ulteriore proprio per il suo grande cuore, per il suo gesto che ha fatto in Ucraina, e quindi per noi è anche una lezione di umiltà, di vita, di solidarietà, insomma, che noi dovremmo far tesoro anche di questa sua esperienza. Sindaco, questa è la casa dove verrà ospitata la famiglia ucraina? Sì, questa è una struttura che è di proprietà dell'Acquedotto Pugliese, l'abbiamo incomodato già da un po' di tempo, l'abbiamo utilizzata per il soccorso alpino, adesso si sono trasferiti, quindi è nella nostra disponibilità. Abbiamo pensato di collocarli nel piano superiore con le camere da letto, perché sono complessivamente 13, quindi è una famiglia bella nutrita. E nella parte di sotto sarà adibita a zona giorno. Poi, siccome ci sono molti bambini, sono ragazzini, credo che il parco sarà anche... Potranno giocare, anche sarà anche l'occasione per affidarlo alla famiglia, in modo anche da fargli curare anche un po' la manutenzione. Certo. Sarà anche più fruibile per la comunità. E allora noi vi ringraziamo, vogliamo salutare tutti quanti i nostri amici che vi stanno guardando, li salutiamo tutti quanti, ciao a tutti, ringraziamo la comunità chiaramente di Cassano, sono una famiglia stupenda, ucraina, e speriamo che la guerra finisca al più presto. Sì, speriamo, anche noi, grazie a Dio.